Hola Luciadores, eccoci qua con i giochi del PSN Plus, quelli gratuiti per gli abbonati del PSN Plus per il mese di luglio 2015. Andiamo con questo nuovo taglio di video in cui ogni mese andrò a presentarvi tutti i titoli PS4 disponibili col PSN Plus in un'unica soluzione, in un unico video, senza fare miniserie, tanti episodi e robe simili. Così vi fate una carrellata veloce e valutate voi se e cosa scaricare, perché non sempre i giochi sono presentati né con descrizioni né tantomeno con filmati, magari qualche immagine, bisogna comunque andare lo stesso a spulciare. Invece così facciamo una roba più pratica, li vedete tutti assieme e buonanotte al secchio. Io mi prenderò sempre il primo giorno per provarli, perché non è detto che tutti li conosca, e poi ve li presento. Il primo, cominciamo subito con Rocket League, che è quello che ho personalmente trovato più divertente. È un gioco che si presenta da solo con questa immagine, un gioco di calcio con le macchinine radiocomandate, una plausibile assurdità che si rivela molto molto divertente. Può essere affrontata in solitaria offline oppure giocata online con degli amici e via dicendo. Le squadre che si possono formare sono da 1 o 4 giocatori per partite 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4. Le macchinine che si possono sbloccare completando vari livelli di esperienza che vengono accumulate con le vittorie, con le azioni portate a termine in partita, tipo un gol segnato porta a tot punti esperienza e via dicendo, permettono di sbloccare nuove carrozzerie, nuovi effetti per il turbo, nuove decorazioni per l'antenna, nuovi cappelli per la macchina. Sì, lo so, cappelli per la macchina. Esatto, avete capito, cappelli per la macchina e qualche adesivo, carrozzerie, effetti metallizzati e cose simili, insomma tutte cose decorative, perché anche fra una macchina e l'altra io personalmente non ho notato grandissime differenze. I comandi sono semplicissimi, acceleratore retromarcia, non c'è nemmeno il freno, c'è la derapata, c'è il turbo che va accumulato con quelle piattaformine che si trovano in giro per il campo, e si possono fare colpi di testa saltando e rovesciate facendo il doppio salto. Semplice, con tre pulsanti più o meno si controlla tutta l'azione frenetica di gioco. Ruba le ore, veramente, ve lo dico, ruba le ore, e finora non l'ho provato nemmeno con la controparte online, ma solo giocandola offline in modalità campionato, e mi sono ritrovato a fare tipo una decina di partite, veramente veramente divertente. Io in voi, ecco, un bellissimo autogol del Silver, fantastico. Io in voi ci darei un'occhiatina, anche per organizzarvi con gli amici, per divertirsi con cose veramente veramente ignoranti. E subito pareggiamo il conto con un pallonetto, gli ho fatto er cucchiaio col cofano. Il secondo gioco che andiamo a presentarvi è un gioco un po' più particolare, Entwined. Praticamente è un gioco che ha una sua poesia dietro, come siamo stati abituati a vedere magari con titoli del passato. È abbastanza difficilino prenderci la mano, anche se tutta l'azione di gioco si svolge con due tasti e gli due stick analogici. Praticamente la storia vede un uccello e un pesce molto legati fra di loro, ma che per una sorta di maledizione non possono mai venire a contatto, perché non hanno energia a sufficienza. Per cui lo scopo del nostro gioco sarà, con lo stick di sinistra controllare il pesce, con lo stick di destra controllare l'uccello, fare compiere queste azioni di raccolta bonus senza commettere troppi errori in modo da coordinarsi, e riempire le due barre di energia che vedete là sopra fino a potenziarle, fino a farle unire. Una volta unite, il nostro amico pesce, il nostro amico volatile si fonderanno e finiranno in un livello bonus in cui si trasformeranno in questa sorta di dragone molto 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 bello, in questi livelli molto più ariosi rispetto ai classici tunnel dove dovremo muoverci. In questo dovremo raccogliere queste sfere di energia per realizzare una sorta di arcobaleno, e ogni livello sarà una sorta di fase della vita, tra la nascita, la maturità e via dicendo. Infatti questo è ad esempio il secondo livello, che parla di una sorta di infanzia delle nostre due creature. Infatti abbiamo una sorta di Luna Park tridimensionale rappresentato da questa enorme ruota panoramica. Il gioco di per sé si presenta a primo acchito difficile, perché controllare i due stick analogici, tenere d'occhio contemporaneamente due personaggi che devono muoversi in maniera indipendente, a volte coordinata, a volte scoordinata, fa di Entwined un gioco per provetti batteristi che hanno le mani indipendenti, e questa cosa qui è molto molto affascinante. Però una volta presa la mano, il gioco di per sé non è molto difficile. Io proprio al primo try, senza morire, mi sono trovato a fare parecchia strada, diciamo, ecco.
L'obiettivo è raccogliere appunto tutte le i bonus per poi passare al livello successivo, dove troveremo nuovamente le due creature divise che dovranno raccogliere bonus in livelli dall'avanzamento leggermente più difficile man mano che si va avanti. È un gioco senza boss fight, senza, perlomeno finora non ne ho trovate. È un gioco che si basa semplicemente sulla coordinazione e sul movimento, una sorta di puzzle game 3D molto molto originale, e questa grafica è molto molto accattivante, anche ipnotica. Per quanto sia incasinato, vi garantisco che il gioco rilassa parecchio. Molto meno invece ci rilassa Mousecraft, un gioco che ha una trama, nonostante sia un semplicissimo puzzle game che prende anche spunto da Tetris, come vedete. Si tratta di un gioco a livelli fissi, in cui noi controlleremo questo simpatico gattone che ha un laboratorio dove conduce esperimenti al di là dell'assurdo, e questi esperimenti gli sono costati un capitale in suon di formaggio. Lui vuole condurre questi esperimenti, ma noi siamo l'unica risorsa che gli rimane. Come vedete, si tratta di un puzzle game in cui va sfidata un pochino la logica per prenderci un pochino di dimestichezza. Bisogna ragionare, trovare le soluzioni per poi liberare i topolini che dovranno andare su quella piattaforma dove comparirà il nostro bellissimo tocco di formaggio che ci porterà appunto alla compimento del livello. Man mano che si avanzerà bisognerà raccogliere delle gemme, queste gemme aumenteranno il valore dei nostri esperimenti, e il nostro simpatico gattone disperato troverà appunto lo spunto, fra virgolette, per condurre nuovi esperimenti, portarci livelli sempre più difficili, perché la raccolta di queste gemme appunto gli aumenterà i fondi per comprare il formaggio. Infatti, come vedete in questa piccola cutscene, il ritrovamento di queste gemme farà da sprone per il futuro del nostro esperimento, e questo porterà a dei puzzle sempre più complicati in cui ragionare sul quando liberare i topi, quando piazzare i vari pezzi. Il livello ho voluto mostrarvi cominciandolo sbagliando volontariamente, perché sapevo come si faceva avendolo già provato, proprio per farvi vedere che le mosse sono pressoché infinite, nel senso che voi, se vi rendete conto che la cosa che avete fatto non va, potete semplicemente tornare indietro e far ripartire i topolini da capo. È un gioco molto rapido, molto veloce, che stuzzica abbastanza la testolina. Logicamente ogni livello porrà magari degli obiettivi secondari, come in questo caso non basterà solo ed esclusivamente far arrivare i topi al formaggio, ma bisognerà anche raccogliere le gemme. Questo porterà a ragionare in maniera diversa ad ogni livello, magari non traendo spunto dalle sagome che abbiamo a disposizione per non farci ingannare utilizzando i pezzi. Non sono tante volte suggerimenti, ma semplici depistaggi. Insomma, bisogna fare come nei puzzle vecchia maniera, far girare le rotelline del nostro cervelletto per trovare la soluzione più logica, e logicamente, andando avanti, come detto, i livelli saranno un filino più complicati. Il gioco è divertente, abbastanza immediato, non è troppo complicato da imparare, e dà i suoi begli spunti per picchiare la testa contro lo schermo quando non si trova la soluzione. I livelli possono essere ripetuti un'infinità di volte, si può fare un livello per superarlo e poi magari recuperarlo poi, se non lo si è completato al 100%, o semplicemente sbloccarlo per farlo poi provare agli amici e metterli alla prova. Come vedete, si possono anche prima liberare i topolini e poi piazzare i pezzi. Insomma, ogni livello avrà diversi strati di logica da applicare per trovare la soluzione e arrivare al nostro formaggino. E questo è quanto per questo giochino qua. Il quarto e ultimo gioco della Play 4 è Styx, un gioco, diciamo, un action platform. Praticamente quei giochi che il Silver detesta. È un gioco in modalità stealth, per cui l'apoteosi di quello che il Silver detesta. Ha la sua trama, in cui c'è questo trogolo adagiato in un crogiolo di pane, il nostro personaggio appunto Styx, che viene catturato perché tenta di intrufolarsi in questa città degli uomini, dove è costruito un albero che produce ambra, che è una sostanza appunto fatta dei discorsi, dei pensieri, dei sogni degli uomini, e che comunque gli crea grossi mal di testa per il potere che emana, e lui lo vuole rubare per neutralizzarlo. Questo porta una sorta di alleanza con gli elfi e via dicendo. Il gioco, come detto, è uno stealth platform. Come vedete, dovremo muoverci fra vari livelli, intanto siamo anche sprovvisti di armi, poi ci saranno anche i combattimenti da affrontare, però cercando di fare meno casino possibile, perché il brutto, fra virgolette, di questo gioco, che può risultare un attimino frustrante, è dato dal fatto che si ha una vita sola.
come avete presente quei bei giochi di una volta, ecco, esatto, con Styx si ha una vita sola, fate un errore, morite, vi rifate il livello fino al checkpoint, senza se, senza ma, venire scoperti, cadere, farsi attaccare, farsi arrestare, sono tutti modi per rovinarsi la partita. Qui ad esempio la prima volta che ce l'ho passato è bastato cozzare contro il secchio, farlo cadere, svegliare la guardia, trovarci arrestati e rifare il livello. Questa cosa appunto per chi non è patito del genere può trovarla molto molto frustrante, mentre invece chi apprezza il genere giustamente apprezzerà tantissimo le varie modalità che Styx offre. Il personaggio è molto particolare, il gioco è bello e gradevole da vedere, la storia passa via bene, la trama è ben narrata. Tutto sta appunto alle dinamiche di gioco che possono piacere o meno ai più. Come vedrete tra poco, non c'è proprio il comparto proprio di combattimento classico degli action, è più come diciamo un rompicapo tridimensionale in cui trovare il modo migliore per affrontare ogni zona e poi magari andare avanti per poi tornare indietro, insomma c'è sempre da trovare un modo per superare questi elementi. In questo momento con questa cazzina abbiamo sbloccato ad esempio un checkpoint, qualora venissimo scoperti nella parte successiva ripartiremo da qua e non dall'inizio. Io il gioco non l'ho giocato tutto chiaramente perché sono comunque arrivati ieri, quindi non so con quale frequenza si possono ottenere dei checkpoint da cui ripartire per alleviare un po' la frustrazione dettata dal fare ogni singolo errore, perché alcuni errori sarà possibile anche rimediarli seduta stante, non è che tutto sarà irrimediabile, per dire, se si verrà scoperti per aver fatto rumore basterà tornare nell'ombra e rimanere celati per far calare il livello d'allarme. Diciamo, hanno dato un contesto un po' più fantasy a qualcosa che di solito siamo più abituati a vedere con ambientazioni militari, futuristiche e quant'altro. A me ha ricordato per certi versi Manhunt, un gioco che non so quanti di voi se lo ricordino, uscito se non sbaglio per la PlayStation 2, che ha avuto anche un seguito in cui tutto si basava sul concetto di stealth, anche la violenza stessa andava fatta al buio, infatti tra poco vedrete che verremo sgamati, ma basterà appunto rinascondersi per liberarsi di nuovo la strada. Con questo ragazzuoli è tutto per questo mese, fatemi sapere cosa ne pensate di questi video carrellata veloce su tutti i titoli del PlayStation Plus e vedremo appunto come poi realizzare i video futuri. Ragazzuoli, io come sempre vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti dal vostro Silver.